Ma questo pensiero può essere, questo legame può essere debole se viene il pensiero, arriva, però poi lo caccia via subito, no? Allora il legame che si crea è debole. Tante volte ci vengono pensieri o, che possono venirci anche attraverso i sensi, gli sguardi, l'udito, l'odorato, anche il tatto. Ci viene subito il pensiero. A volte respingiamo subito questo legame che si è creato, un legame fragile, debole, ma a volte può essere un legame forte. Un legame forte quando io mi soffermo prolungatamente su questo pensiero e comincio ad assaporarne anche il compiacimento, no? La bellezza, il sapore. Allora, il legame è forte quando ci si sofferma prolungatamente a conversare con esso fino al punto da provarne una sorta di piacere. Facciamo l'esempio del cioccolatino, no? Se il cioccolatino è il pensiero negativo, io lo vedo, ah, bello, però via. Se io lo vedo, comincio a dire, però, chissà quanto è buono questo, no? E comincio ad assaporarne il gusto, il legame che si crea è forte. E a questo punto, giocando sul legame forte, sulla forza di questo legame, si crea il terzo passaggio, il consenso. Dialogando con il pensiero, rafforzandone la sua forza, con il legame, con il dialogo prolungato, io creo il consenso. Quando accogliamo pienamente il pensiero, la suggestione, e vi aderiamo accettando il piacere che essi ne hanno procurato. A questo punto possiamo già parlare di peccato, anche se non abbiamo ancora commesso materialmente il fatto. Possiamo già parlare di peccato. Ho condisceso, ho coltivato questo desiderio e quindi ho già in qualche modo aperto la porta al peccato. Ricordate quando Gesù dice, no, chi guarda una donna o un uomo per desiderarlo, cioè desiderandolo, non vuol dire ammirandone la bellezza, vuol dire desiderando, cioè bramandolo, quindi come se già avesse potuto fare qualcosa, ha già peccato in cuor suo contro gli adulteri. No? Il quarto passaggio, scusate. E l'ultimo è l'adempimento, ma l'atto materiale, diciamo, è la punta dell'iceberg. Quindi l'atto materiale in sé è soltanto la conseguenza ultima di tutto un lavoro che inizia già in profondità e chissà per quanto tempo e da quanto tempo. Il maligno è un essere astuto. Io parlo sempre di maligno perché è una realtà spirituale, angelica, decaduta, quindi un'entità vera. Ovviamente noi dialoghiamo sempre anche con la nostra carne e il mondo, no? Quindi questi tre nemici, di cui il maligno non è il più pericoloso, se vogliamo, o meglio, non è il primo nella lista, è il terzo. Il primo siamo noi stessi, con la nostra fragilità, i nostri istinti, il secondo è il mondo. Ma ecco perché c'è bisogno di fare silenzio, di entrare in profondità, per conoscere chi siamo noi, per conoscere la nostra realtà, non quella bella, quella brutta, anche quella bella, ma c'è una realtà brutta che portiamo dentro, fatta di istinti, fatta di tendenze, fatta di abitudini, fatta di fragilità, fatta anche di malattie spirituali che abbiamo. Dobbiamo conoscerci. Allora, l'importanza del combattimento, il combattimento, scusate, deve avvenire già al primo punto, cioè quando c'è l'attacco, è lì che noi dobbiamo combattere spiritualmente. Perché se pensiamo di combattere quando si è creato già il legame e il consenso, difficilmente noi vinciamo, direi che perdiamo proprio. E Santa Teresina di Gesù Bambino diceva appunto, fuggi la tentazione. Cioè fuggi davanti alla tentazione, fuggi, vai via, vai, scappa. Perché? Perché se rimani là hai già perso. Ed è vero, il combattimento deve avvenire alla prima tappa ed è lì il segreto della vittoria. Quali sono le armi che abbiamo a disposizione? Sto per finire.
le abbiamo già sentite elencare nel brano della lettera di Gesù. Innanzitutto la verità. Ciniti ai fianchi con la verità. La verità non è l'adesione a una teoria o a una filosofia o a una ideologia, ma è l'adesione a una persona che è Cristo, no? È Lui la via, la verità e la vita. Avere i fianchi cinti con la verità significa avere accettato la signoria di Cristo nella propria vita, credere fermamente che Lui è il nostro sostegno e che rimane Lui sempre fedele. Nella mia vita, anche di fronte alla mia poca fedeltà, c'è uno che è fedele e che sicuramente anche di fronte alla mia infedeltà, Lui è sempre fedele ed è sempre presente. Allora avere i cinti fianchi della verità vuol dire avere aderito a Gesù Cristo riconoscendolo sempre Signore e fedele. Allora davanti alla tentazione Gesù è il mio Signore, Lui è fedele. La verità è l'arma con la quale Gesù esce vittorioso dal combattimento nel deserto. È la verità con la quale Gesù esce vittorioso anche nel combattimento finale, sulla croce. Scendi dalla croce se sei Dio. Scendi tu che hai salvato gli altri, perché non ti salvi? Perché non salvi noi? Ah, ha salvato gli altri, non può fare niente per sé. E se qualcuno ha visto il film che ha dato anche scandalo di Scorsese, L'ultima tentazione di Cristo, in realtà è anche possibile che Gesù possa aver vissuto questa tentazione, no? Nel senso di lì sulla croce, morente, di avere il demonio, gli fa vedere tutto uno sviluppo diverso della sua vita, come sarebbe andata se lui avesse scelto di rifiutare la croce. E alla fine di questa tentazione Gesù dice: Padre, nelle tue mani affido, Dio mio, perché mi hai abbandonato, no? Poi dice: Padre, nelle tue mani affido il mio spirito. Ecco, la verità della fedeltà di Dio e la verità della fedeltà a Dio, che è il principio della verità. Lui è il principio della verità, Lui è il principio della fedeltà. Allora, rimanere fedeli a Dio, a Gesù Cristo. Egli è la parola vera perché ci libera dalla menzogna. La parola di Dio ci libera dalla menzogna perché ci porta fuori da una prospettiva totalmente umana e a volte diabolica con cui leggiamo la vita. È la verità che dice all'uomo chi è Dio e all'uomo chi è egli stesso. Il Concilio Vaticano II, quando parla della rivelazione, dice: piacque a Dio rivelare se stesso all'uomo, e rivelando se stesso rivela all'uomo chi è l'uomo. Cioè, rivelandosi a noi ci fa anche capire la nostra vera identità umana. È la verità a cui fu fedele la Vergine Maria. Avvenga di me quello che hai detto, la tua parola. Avvenga di me quello che hai detto. La giustizia è l'altra arma che dobbiamo imbracciare. Non si tratta certamente della giustizia nell'ambito giuridico soltanto, no? E spesso di quella giustizia che e in realtà è un'ingiustizia, perché è una sorta di giustizialismo che lede la dignità dell'uomo. Al contrario, è la giustizia intesa come giustificazione, che non vuol dire giustificare il peccato, vuol dire entrare nella prospettiva dell'amore misericordioso di Dio, che è sempre pronto a giustificare il peccatore, cioè a perdonarlo. La giustizia insegna la temperanza, no scusate, Dio solo è giusto e la sua giustizia si esprime come fedeltà alla sua alleanza che salva, che libera, che perdona, al di là dei meriti dell'uomo. Quando noi combattiamo e combattiamo contro l'accusatore, colui che è sempre pronto ad accusarci, quando dice: ma che schifezza che sei, ma che cosa hai fatto, ma perché sei così, ma tu non vali niente, ma tu qui, ma tu su, ma tu giù, noi dobbiamo sempre tenere presente, imbracciare l'arma della giustizia di Dio. Dio è il mio giudice, Dio è il mio goel, il mio vendicatore, il
il mio giustiziere, nel senso che giustizia il male e difende sempre me. Dio è il Dio che mi libera, che mi perdona, che mi salva, al di là di quello che io posso fare, dei miei meriti. La giustizia quindi fa riferimento alla salvezza che Dio offre sempre all'uomo. Non è astratta la giustizia, ma è incarnata. Sa vedere i reali bisogni dei fratelli. Quando noi ci rapportiamo a un altro, nella giustizia di Dio, noi dobbiamo sempre guardare l'altro sotto l'aspetto della misericordia, dell'amore. Ed è quello che ci porta a condannare sempre il peccato, ma mai il peccatore. La forza della giustizia che si esprime nella fede in Dio e nell'amore verso il prossimo diventa un'arma efficace nella lotta, perché allontana la tentazione di ripiegarsi su noi stessi, no? Chi sei tu? Ma che hai fatto? Sempre tu, sempre io. No, esci fuori da te. Guarda Dio che è misericordioso, guarda Dio che ti giustifica, che ti salva. L'altra arma è lo zelo. Che cos'è lo zelo? Lo zelo possiamo definirlo come un atteggiamento perenne di lode e di onore al Signore, lontano da ogni forma di ipocrisia e di idolatria. Allora, fuggire la falsità davanti a Dio, non dobbiamo mettere le maschere, non dobbiamo mettere davanti a nessuno, ma soprattutto davanti a Dio non dobbiamo mettere le maschere. A volte abbiamo la pretesa di presentarci davanti a Dio come diciamo noi, e tante volte il demonio ci gioca proprio su questo. Tante persone dicono: ma io non vado in chiesa perché non mi sento a posto, lo devo sentire io quando vado in chiesa, lo devo sentire io quando mi devo rivolgere a Dio. Come a dire, quando io decido che ho il vestito della festa giusto, vado davanti a Dio. Ma lì in realtà siamo degli ipocriti, perché pensiamo di presentarci davanti a Dio come quando ci presentiamo davanti agli altri. Invece lo zelo è innanzitutto lodare il Signore nella verità di noi stessi, lontano da ogni forma di ipocrisia e di idolatria. Nel combattimento spirituale siamo chiamati a vivere lo zelo come profonda adorazione nei confronti di colui che continua a difenderci e a salvarci. Esso diventa espressione dell'amore verso Dio e costituisce l'arma più efficace davanti alla quale nessuno può resistere, e nello stesso tempo costituisce la più bella testimonianza di fede che possiamo offrire ai nostri fratelli, rendendoci capaci di annunziare e propagare il Vangelo della fede. Uno che ha zelo e quindi adora Dio nella verità non ha paura di dire anche il suo limite. E quando noi diciamo il nostro limite, esaltiamo la grandezza di Dio, annunciamo agli altri la misericordia di Dio. Allora non dobbiamo servirci di cose costruite, ecco, di discorsi costruiti per annunciare Dio. Dobbiamo essere veri nel nostro rapporto con Lui. Più siamo veri adoratori di Dio, più siamo lontani dagli idoli, più siamo decentrati da noi stessi e più noi siamo testimonianza vivente e annuncio del Vangelo. La fede, abbiamo già parlato prima della fede, la fede è un appoggiarsi su Dio che è la roccia di salvezza, baluardo, scudo potente, liberatore. La fede tra tutte le armi spirituali la più potente. La più potente arma che abbiamo è la fede. La vittoria del mondo è appunto la vittoria della fede, la vittoria sul mondo, cioè. È necessario avere fede nella potenza del nome divino per combattere e vincere. Quando siamo nella tentazione mentale, cioè nel pensiero, nel primo stadio, ripetiamo spesso il nome di Gesù. I padri della tradizione russa hanno coniato, o meglio, non è che l'hanno coniata, l'hanno ripresa dal Vangelo, la cosiddetta preghiera del cuore, la preghiera di Gesù. Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi pietà di me peccatore, no? Allora, ripetere spesso questa preghiera, o la preghiera, o il nome di Gesù, anche l'Ave Maria ha come centro il nome di Gesù, no? Ma ripetere spesso il nome di Gesù, anche delle giaculatorie, vi garantisco che sono un'arma potentissima per distruggere la tentazione sul nascere.
Bisogna avere fede sperando contro ogni speranza, per non vacillare e diventare sempre più coscienti, per non vacillare e diventare così sempre più coscienti che la potenza della fede opera già dentro di noi dal momento del nostro battesimo. Essa è dono di grazia, liberandoci dal peccato originale. Ci ha resi creature di Dio, figli di Dio. Noi viviamo in realtà non coscienti del potere che abbiamo dentro di noi, il potere della fede. Il potere della fede vince il mondo. Io vi dico questa cosa così a modo di esempio. Mi trovavo, non ero sacerdote, ero da poco in seminario, anzi forse non ero neanche entrato, non mi ricordo. Comunque non ero sacerdote, non ero sicuramente, ero forse all'inizio, e mi trovavo in casa di una maga. Era una persona, io non lo sapevo che faceva la maga. La conoscevo, mi trovavo in casa di questa maga. E questa maga mi disse poi alla fine che lei era una maga. E io avevo una bottiglia di acqua lì sul tavolo. E lei voleva farmi paura, no? Quindi io sono una maga, io qua, io su, io giù. Vabbè. Io ho preso quest'acqua e ho detto, io benedico quest'acqua in questo momento. E gli ho buttato addosso, questa è stata male. E l'acqua non era benedetta dal sacerdote, è stata benedetta dalla potenza della fede. Allora, la fede veramente, se noi abbiamo coscienza della potenza della fede, possiamo davvero dire alla montagna buttati giù. Ecco perché Gesù ha fatto questo esempio, per suscitare in noi la potenza della fede. La fede ci libera dalla superstizione, ci libera dalle paure. Quando siamo viviamo impauriti, quando abbiamo paura di questo, quello, quell'altro, noi non viviamo veramente la fede. La fede ci libera dalla paura, ci libera dalla superstizione, il che non vuol dire che dobbiamo essere degli sprovveduti, no? Degli sfrontati, quelli che sfidano il male, io sono forte, no? Mai dire sfidare il male, però avere fiducia nella potenza della fede e liberarci dalla paura. Non esiste paura, il cristiano non deve avere paura, tantomeno deve avere paura del diavolo. L'unica cosa di cui dobbiamo avere paura è di noi stessi, cioè di allontanarci da Dio. E dobbiamo avere timore, non paura, del Signore. Non dobbiamo avere paura di niente, di nessuno, perché Dio è più forte. San Paolo dirà poi, San Paolo dirà in un passo delle sue lettere, non ricordo adesso qual è veramente, ho combattuto la buona battaglia, ho conservato la fede. La fede è il dono più prezioso che abbiamo ed è la cosa per la quale dobbiamo essere disposti a perdere la vita. La vita sì, la fede no. La parola di Dio, già l'ho detto prima, è l'arma che abbiamo nelle nostre mani ed è una parola che va ruminata ogni giorno. Ovviamente la lettura della parola di Dio deve essere una lettura nello Spirito Santo, Non è soltanto una lettura così letterale, deve essere una lettura illuminata dalla preghiera, dallo Spirito Santo. L'arma della preghiera, la preghiera è il dono di grazia che viene suscitata in noi dallo Spirito Santo e possiamo definirla un'esperienza dove Dio per primo ci viene incontro e ci interpella a una risposta. La preghiera è la nostra risposta all'amore a Dio, il nostro dialogo con Lui. Non si tratta di fare tante preghiere, si tratta di pregare bene. Non si tratta di moltiplicare le preghiere, ma si tratta di crescere nella qualità della preghiera. Più noi siamo veri, sinceri dentro nel nostro dialogo con Dio, e più noi stiamo pregando. Possiamo anche fare tanti rosari, ma avere il cuore chissà dove, la testa chissà dove, no? Ecco, lo sapete meglio di me. Il combattimento spirituale della vita nuova del cristiano è inseparabile dal combattimento della preghiera. E qui ci sarebbe da dire un capitolo a parte, che la preghiera veramente è un combattimento. Perché il demonio avversa così tanto la preghiera? Perché la preghiera, che poi è parola di Dio, dialogo con Dio,
tutto quello che abbiamo detto prima, eccetera, eccetera, è l'arma che lo distrugge. Quando lui ci spera l'attacco, come fa? Ci prepara prima, no? Si prepara prima, cosa fa? Ci lascia tranquilli. Il demonio ci lascia tranquilli per un po' di tempo e noi magari abbiamo deciso di fare un programma spirituale, sto riuscendo, che belli, che rosario, con questo, la messa, mi sento bene, una grazia di Dio dentro, eccetera, eccetera. Ti senti bene, vai avanti e prendi sicurezza in te stesso. E piano piano poi comincia a metterti un impegno. Vado di fare questo, vabbè, lo faccio dopo, tanto però dico la messa, non dico rosario, non fa niente, dico domani, e poi dopo salti anche il rosario, poi salti la messa, e poi salti in ufficio, e poi arrivi a un punto in cui dici tu stai sempre bene, grazie, perfettamente. E arrivi a un certo punto in cui dici, in cui tu non preghi quasi più. Quando tu non preghi quasi più, cioè hai perso quasi un po' l'abitudine, no? Perché si fa presto a perdere l'abitudine della preghiera, eh? E arriva, una mazzata tra capo e collo che ti dice, oddio, che è successo, mo? E vai dal prete, dice, oddio, ma io pregavo, stavo bene, e qui insomma, che mi è successo, ma perché? Perché non preghi? Perché non abbiamo pregato. Allora, la preghiera è veramente, dobbiamo impegnarci ogni giorno, anche se abbiamo una giornata strapiena di impegni o se abbiamo, dobbiamo cercare di essere fedeli. E ve lo dice uno che fa una fatica boia ad essere fedeli, e tante volte non lo sono, si può anche registrare. Alla fine le ultime due cose che San Paolo dice sono la vigilanza e la perseveranza. La necessità della vigilanza e della perseveranza, due virtù indispensabili che favoriscono il progresso della vita spirituale e segnano la maturità del cristiano. La vigilanza è propria di colui che ha riposto tutta la sua vita nel Signore e attende la sua venuta. Ogni giorno, Signore, io attendo che tu vieni. Non necessariamente il ritorno finale, ma proprio l'attesa del Signore che viene a visitarmi oggi. Ho desiderio di incontrarmi con te. E quindi chi ha il desiderio di incontrarsi con una persona è vigile. Quando noi aspettiamo una persona, visita una persona, e stiamo sempre sul chi va là, no? Stiamo sempre con il cuore, cioè, chissà, arrivo domani, adesso. La vigilanza è l'atteggiamento di desiderio dell'incontro con Dio. Essa pertanto non è un esercizio ascetico fine a se stesso, ma apertura alla speranza e alla carità, all'amore. Questa virtù deve essere sostenuta da una grande fede nel Signore, se si vuole essere santi nel combattimento. San Pietro nella sua prima lettera dice: siate temperanti, vigilanti. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente, va in cerca di chi divorare. Resistetevi, salvi nella fede. È importante capire che la vigilanza sul proprio cuore deve essere esercitata costantemente, senza posa, soprattutto quando la tentazione dello scoraggiamento e della pigrizia fanno allentare la preghiera, rendendo l'uomo più vulnerabile di fronte all'avversario. Oltre alle armi spirituali, e chiudo proprio, che San Paolo elenca nella lettera agli Efesini, voi sapete che l'altra arma che abbiamo, potentissima, è l'arma dei sacramenti, quindi vivere la vita sacramentale. Dio stesso è presente nei sacramenti e attraverso i sacramenti ci trasforma interiormente per renderci conformi al Figlio suo, Gesù Cristo. Nel combattimento abbiamo un modello che è Cristo e abbiamo un altro modello che è Maria. E lei, che è stata associata nella lotta contro il male, riveste un ruolo fondamentale nella storia della salvezza. Sono stato molto lungo, forse anche un po' sommesso e pesante. Non me lo dite, no, tenetelo per voi. Se sono stato pesante, dico l'Ave Maria, e se sono stato invece utile, dite le 10. Ho
Oggi pomeriggio faremo una riflessione molto più breve e ve lo dico subito, riprenderò a volo d'uccello soltanto alcuni passi del trattato della vera devozione a Maria, perché mi sembra utile anche ogni tanto rinfrescarli alla nostra mente, e sono tutti in relazione con quello che abbiamo detto questa mattina. Allora, il passo che voi potrete meditare in questa mezz'oretta che ci separa dalla messa alle 11 e poi anche nel primo pomeriggio fino alle 3, 3 e un quarto, anche 3 e mezza se volete possiamo fare la seconda meditazione, così hanno un po' più di tempo magari. È il capitolo 6 della lettera degli Efesini, versetti 10, 18. Capitolo 6, Efesini, versetti 10, 18. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Amen.